venuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo per raccontarvi la storia di Pierpaolo. Pierpaolo ci ha scritto a questo indirizzo di posta elettronica che vedete in sovrimpressione, così come tanti di voi. Ecco, continuate a scriverci. Oggi, 68enne, Pierpaolo racconta una storia che ha segnato la sua vita, la sua famiglia. 1987, quando conosce la moglie. Lei è convinta di non poter avere figli a causa di numerose consulenze e visite mediche. I dottori non lasciano spazio alla speranza, ma la coppia non si arrende. 1991, durante una vacanza sul Gargano, decidono di far tappa qui a San Giovanni Rotondo. Non è solo una visita turistica. Loro vengono qui, pregano intensamente Padre Pio, chiedendogli una grazia per poter avere un figlio. Il viaggio termina, la vacanza anche, e tornano a casa, nel loro paese, Candelara di Pesaro. Circa un anno dopo decidono di consultare un nuovo ginecologo ad Urbino, senza mai perdere la speranza. Poco dopo il miracolo avviene. La moglie di Pierpaolo rimane incinta. Pensammo subito ad un intervento miracoloso di Padre Pio, racconta Pierpaolo, anche se all'epoca non si rendevano conto che c'era un dettaglio importante che poi avrebbero scoperto più tardi. Arriva il giorno del parto, il 25 maggio. Pierpaolo e sua moglie si recano all'ospedale di Urbino per questo parto cesareo programmato. Senza chiedere nulla gli viene assegnata la stanza numero 5, il letto numero 5. Un caso, scrive Pierpaolo, non credo. Due giorni dopo, il 27 maggio, nasce Tommaso, un bambino sano e bello. Le coincidenze continuano. In seguito Tommaso deve affrontare alcuni piccoli interventi come la rimozione delle tonsille. Ancora una volta, senza richiedere nulla, vengono assegnati alla stanza numero 5. Ancora coincidenza, racconta Pierpaolo, si domanda e dà una risposta. Non credo proprio. Lo afferma con certezza. Quattro anni dopo, la moglie di Pierpaolo rimane incinta. Il 25 settembre 1997 si recano ancora una volta all'ospedale di Urbino per il parto. Questa volta non c'è immediatamente un posto disponibile, ma dopo un po' di attesa un'infermiera li chiama. Tutto sistemato, si è appena liberata la stanza numero 5 e il letto numero 5. Lo stupore di Pierpaolo e di sua moglie è indescrivibile. Ci guardammo negli occhi, increduli, ricorda Pierpaolo. Il loro secondo figlio nasce il 27 settembre e non potevamo che chiamarlo Francesco, in onore di San Pio. Negli anni successivi anche il secondo figlio ha bisogno di brevi ricoveri e ancora una volta si ritrovano nella stanza numero 5, nel letto numero 5. Per Pierpaolo tutto questo non può essere frutto del caso. Padre Pio ci ha sempre protetto, scrive. Oggi, ripensando a tutti questi eventi, Pierpaolo scopre un altro dettaglio che non aveva mai notato prima. La sua casa natale aveva il numero 5. Mi chiedo se tutto questo è potuto succedere per caso. Padre Pio veglia da sempre su di me, racconta Pierpaolo. Da quella cella, la cella numero 5, dove ha abitato per tanti anni e che ha visto la presenza di Padre Pio e di tanti figli spirituali in quel luogo del convento di San Giovanni Rotondo.